5 anni fa ci siamo domandati come fare a prepararci a Expo, a preparare gli milanesi a Expo, e cioè prepararci al grande concetto del collegamento fra noi e la storia agricola che è alla base della storia di Milano. E abbiamo iniziato con la Via Lattea e quindi grandi percorsi per mettere in collegamento Milano e il Parco Agricolo Sud. La Via Lattea finisce con quest'anno, sono 5 anni, l'Expo si è inaugurato 2 giorni fa e quindi vogliamo dare un segno importante di questa grande iniziativa. E abbiamo pensato di chiedere a Michelangelo Pistoletto di creare in Piazza del Duomo un enorme terzo paradiso. È emozionante essere qui di fronte a questa meravigliosa opera, anche perché Expo in città è cominciata ieri con la Pietà di Michelangelo, prosegue oggi con la mela, col terzo paradiso di Pistoletto, ma soprattutto comincia oggi, prosegue oggi con il FAI. E devo dire che il FAI è stata forse la prima organizzazione, la prima associazione che si è avvicinata a noi come Expo in città dicendo vogliamo fare delle cose insieme, e in effetti avete cominciato a fare una serie di un palinsesto vostro così ricco, così meraviglioso. Noi ci siamo messi a disposizione per cercare di renderlo quanto più visibile, in modo tale quanto più fruibile, e la cosa più importante a nostro avviso è che ci sia un coinvolgimento del mondo. Finalmente ci siamo, il terzo paradiso in Piazza Duomo, è un grande segno, un grande gesto di pace, di vicinanza tra il primo paradiso e il paradiso che ci stiamo costruendo adesso, che se non viene ricongiunto in armonia con il presente per una vita più bella, più che combini tutte le componenti antiche e moderne, ci porterà in un mondo che non amiamo più. Questo è un grande gesto per una città come Milano, che adesso accoglie l'Expo, che è stata aggredita ignobilmente pochi giorni fa da una violenza senza motivo. È un grande segno di pace, di amore e di ricomposizione nel segno del terzo paradiso.